Good morning, buona giornata a tutti e buona settimana. Oggi mi trovo in un locale sicuramente sconosciuto alla maggioranza perché sono nella centrale termica, che è un posto che difficilmente si visita o in cui facciamo iniziative. Sono venuto qui perché alle mie spalle vedete che c'è il nuovo pannello che controlla tutto, perché abbiamo fatto dei lavori quest'estate, abbiamo rinnovato. Non tutto è già ancora terminato, ma abbiamo rinnovato, vedete, ci sono tutte le nuove pompe là degli accumulatori dell'acqua che stanno predisponendo per togliere gli altri boiler a gas e poi l'allacciamento al teleriscaldamento, eccetera. Ecco. Allora, oggi così vi leggo il Vangelo da qua. In quel tempo Gesù disse: "In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro." All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono, lo cacciarono fuori della città, lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Ecco, nella Bibbia è narrata spesso la storia che proprio quelli più vicini alla profezia, ai profeti, quelli che bazzicano più in sinagoga, quelli che ne sanno di più, non credono. Invece spesso succede che sono gli stranieri a credere. E Gesù cita due casi che sono narrati, due grandi storie che sono narrate nella Bibbia. E i suoi interlocutori che cosa fanno? Invece di convertirsi, invece di dire: "Caspita, Gesù ha ragione, noi possiamo convertire il nostro cuore e le nostre opere, e il nostro modo di essere e di vivere." Invece cominciano a volerlo far fuori. Curioso, no? Dio parla e loro dicono: "No, hai ragione. Ok, convertiamoci." No, invece ti portiamo sul pinnacolo, non sul pinnacolo, sul burrone e ti buttiamo giù. E Gesù, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Magnifica questa libertà di Gesù di rimettersi in cammino. All'inizio di questa settimana ci rimettiamo in cammino. È diventato proverbiale: nessuno è profeta nella sua patria. Ci sono dei profeti, cioè persone che sanno leggere dentro le cose, dentro la vita e che vi leggono così tanto nell'oggi, nelle cose della vita, che ti aprono al futuro, alla speranza. Ecco, questi profeti, queste parole profetiche non sono lontane da noi. Ci sono parole profetiche che sono accanto a noi, nelle persone che vivono con noi. Rimettiamoci in cammino anche questa settimana. Buona giornata a tutti voi.